Eccoci qua con Tonino. Ciao Tonino. Ciao, ciao, ciao a tutti. Siamo veramente contenti di poterti fare questa intervista. Ti abbiamo conosciuto in queste settimane, abbiamo letto una serie di articoli per la didattica dai balconi, questa bella esperienza che si sta svolgendo a Napoli. Poi da lì ci siamo un po' appassionati, abbiamo visto un po' di cose e diciamo che ci siamo appassionati alla tua storia. Quindi adesso siamo curiosi e partiamo subito con la prima domanda. Chi è il maestro Tonino? Chi è Tonino? In realtà è Tonino perché e anche i bambini mi chiamano Tonino e non maestro. È un essere umano, è un appassionato di giochi, un appassionato di teatro, è uno che forse non è ancora cresciuto, che si diverte tantissimo a stare con i bambini e giocare con loro. E non so se sono cose che uno le studia o le apprende, o forse, come piace dire a me, è un po' il gene, è un po' le fortune e le scelte che fai nella vita, che ti portano poi ad essere quello che diventi man mano nella crescita. Nella tua storia di vita ci sono stati momenti, avvenimenti, incontri che ti hanno influenzato? Assolutamente sì, sono proprio gli incontri che mi hanno cambiato la vita e credo fortemente in questa cosa, che sono gli incontri che ti fanno prendere delle direzioni. Gli incontri con i maestri universitari, con i docenti alle superiori, col salumiere che ti insegna qualcosa che tu non sapevi. Gli incontri sono quelli che ti cambiano la vita. Poi bisogna essere bravi a saper scegliere gli incontri giusti e a saper scegliere la strada. Io sono stato molto fortunato perché nella mia vita ho avuto tanti incontri importanti, di cui 4-5 veramente mi hanno direzionato la strada, la mia vita. Era in un momento particolare, vi racconto che ero adolescente e frequentavo Scampia, il quartiere, ahimè, tristemente famoso a quei tempi. Per lo spaccio, per i tossicodipendenti che noi vedevamo svenirci davanti mentre andavamo a scuola a Scampia, alle cronache di tutte le TV per la faida che si ammazzavano l'uno con l'altro, e io ero un adolescente e crescevo lì. Ero un adolescente già fortunato perché i miei genitori erano due tranquilli lavoratori, entrambi personale ATA nelle scuole, però crescevo in quella situazione lì. E chi cresce in quella situazione lì ha non alternative. Se non te le mostrano, sembra che non ci siano alternative. Scampia, in quell'epoca, ma ancora oggi, anche se ha avuto dei grandissimi cambiamenti, non esisteva una libreria, non esisteva un teatro, non esisteva un cinema. Solo questi enormi palazzoni, grandissimi, altissimi, distanti, molto distanti l'uno dall'altro. Quindi grandi strade, enormi strade, tante zone di verde, e palazzi distanti uno dall'altro, dopodiché il nulla più. Quindi, oltre all'operaio umile che lavorava, alle botteghe che c'erano in giro, o agli spacciatori e ai pali che c'erano, altre alternative non ne vedevi, non ce n'erano in giro. E io invece mi capita una fortuna. Io avevo una grande passione per la scrittura. C'era un corso di scrittura creativa in quel periodo in uno dei posti dell'associazione a Scampia. E vado perché mi interessa scrivere, mi piace scrivere. E conosco Gaetano Di Vaio, che è il primo grande incontro che mi cambia un po' la situazione, con una storia meravigliosa. Lui era un ex tossicodipendente, spacciatore, una vita, diciamo, estrema al massimo, avevo fatto anni di carcere. Poi a un certo punto in carcere, leggendo dei libri, cambia. Esce dal carcere e comincia a fare tutt'altra vita, comincia a lavorare nel sociale, apre un bar all'interno di un campo Rom di Scampia, lui da solo in mezzo a tutti i Rom, meraviglioso, e quindi comincia a riprendersi la sua vita. Io lo conosco perché faceva parte di questo progetto e mi innamoro come persona di lui, è veramente una forza impressionante, e di tutte le cose che mi racconta. E soprattutto mi mostra un mondo possibile. Mi comincia a far incontrare degli scrittori, sceneggiatori, gente che vive di cultura, di teatro e di sociale.
In particolare mi fa conoscere quello che poi sarebbe stato e tuttora oggi il mio riferimento educativo e pedagogico principale, che è Giovanni Zoppoli, che è oggi è un maestro, a quell'epoca era un pedagogista, oggi è maestro pedagogista, che curava il Centro Territoriale Mammut, che si trova a Scampia. E quindi comincio a vedere che cos'è il lavoro dell'educatore, di stare con i bambini e di guardarmi un po' intorno. Era ancora un adolescente, 18-19 anni, quindi ero una passione. Nel contempo, e a distanza di pochi mesi, arriva il teatro. Mai visto io il teatro, l'unica forma di teatro per me era la deportazione che ci facevano quando da scuola ci deportavano a teatro senza sapere neanche cos'è, perché, per come e per quando. E arriva questa compagnia da Ravenna, il Teatro delle Albe, con Marco Martinelli, con il lavoro che fanno loro della non scuola di teatro, e Gaetano mi dice: no, tu ci devi andare, queste sono persone meravigliose, ci devi andare, fidati di me. Io, che vergognoso al massimo, non avrei mai pensato di fare niente, no, ma non è cosa, no, vai, vai, che bello, è bello. E beh, Gaetano aveva ragione. Mi innamoro di Marco, del Teatro delle Albe, perché vedo che rispetto alla concezione di teatro che avevo io, cioè vai là, mettiti, impara a memoria le cose, era tutt'altra cosa. Si arrivava e si cominciava a danzare liberamente nello spazio, poi gioco e giochi di urla libere, poi eri veramente te stesso. Potevi portare tutte le tue cose, quelle più drammatiche, più brutte, ma anche quelle più forti e belle, all'interno di quel laboratorio. Era veramente un momento di liberazione totale. E per gli adolescenti la liberazione è veramente fondamentale, chiaramente, in quegli anni. E allora comincio a lavorare in teatro. Faccio questo progetto che si chiama Revuoto, che coinvolge 100 ragazzi di tutta Napoli, tutti in scena, 100 ragazzi in scena, tra Scampia e il centro storico. Quindi una commissione, Scampia inizia a incontrarsi col centro storico. Tutt'altri ragazzi, tutt'altra società, però comincia ad esserci questo scambio. Da lì l'ennesimo passaggio è Punta Corsara. Di questi 100 ragazzi, 20 di loro vengono presi, quelli forse ritenuti, non so, più adatti, e vengono formati come professionisti dello spettacolo. Quindi 10 come attori, 5 come tecnici del teatro e 5 come organizzatori dello spettacolo. E seguiamo un corso di formazione con tutte le più importanti compagnie o attori italiani. Quindi vengono a Scampia, ci fanno 3-4 giorni di corso una volta o due volte al mese. Quindi comincio a lavorare come attore. Continuo a fare l'educatore, ma in maniera un po' più volontaria, così, ma il teatro mi prende troppo. Poi era così bello cominciare a fare, a girare l'Italia con gli spettacoli. Era un piccolo sogno che diventava realtà. In quel periodo ho altri 2 grandi incontri. Uno che resiste ancora oggi, uno che ahimè si è perso non per colpa sua né mia. Uno è Maurizio Braucci, che è uno scrittore napoletano e è veramente uno dei grandi mentori, veramente una persona meravigliosa. E poi ho la fortuna di conoscere in quel periodo Roberto Saviano, che erano i giorni in cui lui aveva scritto Gomorra ma non era ancora pubblicato. Quindi ricordo delle scene in pizzeria dove aveva questo libro stampato a foglio, non era ancora la versione di Gomorra. Ricordo che per 2 volte ho seguito lui, mi ha chiesto accompagnami alle prime presentazioni di Gomorra in varie associazioni. E quindi anche quello è un altro incontro che mi segna, perché mi fa dei racconti belli dal libro o anche delle sue esperienze. Quindi chiaramente mi cibo di tutte queste cose che mi arrivano, tutte queste persone così belle, così forti, che danno queste possibilità. E continuo a fare però teatro, ormai è la mia passione. Col mio gruppo di Punta Corsara giriamo l'Italia, facciamo gli attori, teniamo laboratori anche nelle scuole di teatro e continuo però sempre questa cosa che non mi lasciava di, appena avevo tempo libero, correvo al Mammut e stavo con i bambini, con i ragazzi a fare l'educatore. Non ho mai capito bene perché, ma questa cosa mi attirava sempre, sempre, troppo. Finché intorno ai 26-27 anni, questa cosa dell'educatore prendeva sempre più piede, diventava sempre più prorompente, mi attirava veramente tanto. E allora dovevo prendere una decisione, ma ero grande, no? Non ero più un ragazzino, dovevo decidere che dovevo fare, se no
E quindi lascio per un po' da parte il teatro, seppur resta sempre la passione, perché continuo a fare laboratori di teatro, e mi butto in questo, nel centro territoriale Mammut a Scampia, a lavorare con i bambini, sia di pomeriggio nella struttura che noi avevamo, sia la mattina andando in giro nelle scuole, e lavoro come educatore. Passo qualche anno e intorno ai 30-31 anni Rachele Furfaro, che è la direttrice della scuola dove io a tuttora oggi lavoro, e che era stata durante il progetto Punta Corsara una delle organizzatrici e ideatrici del progetto, mi chiama, mi dice: guarda, ma tu pensi che mi sono dimenticato di te? Assolutamente no, io ti ho seguito tutti questi anni, ma è il momento che vieni a scuola da noi, ora è il momento che non ti fai solo un'oretta di laboratorio nella scuola, ma vieni a fare il maestro con noi. E quindi questa ennesima sfida. 5 anni fa entro a scuola come maestro per la prima volta e mi prendo la mia classe. Inizio in prima, era una prima elementare, e oggi mi ritrovo in quinta elementare con loro, ahimè, in quello che sarà il nostro ultimo anno, per poi poter iniziare un nuovo ciclo l'anno prossimo. E credo veramente che questa che dicevi è fondamentale, quanto gli incontri cambiano la vita a tutti, ma soprattutto a chi viene in una situazione particolare. Mostrare ai ragazzi, ai bambini, che c'è un'alternativa possibile a quelle che ti circondano, quelle poche che ti circondano, ma ce ne sono tante altre, è una delle cose più belle che si possa fare, donare senza nulla in cambio, cioè solo mostrare possibilità. E poi tu dovrai essere bravo a sceglierle. C'è una frase che io adoro sempre dire a tutti quanti, proprio di Maurizio Braucci, in uno dei suoi libri, che dice: io sarò ciò che scelgo di essere, amerò chi scelgo d'amare. E la trovo veramente, per me, una frase che mi sono stampato nella mia mente per sempre. Penso quanto è importante saper scegliere, ma se ti danno però la possibilità e le alternative da dove prendere per scegliere. Certo, se ti fanno vedere quali sono le altre opportunità possibili. Ok, ma maestro, attore, educatore, hai altri progetti? Ma io dico sempre, non mettiamo limiti al nulla. Assolutamente, io ora ho trovato veramente quella che è la mia dimensione, perché all'interno della scuola e con i bambini io mi diverto tanto. Credo anche che poi tra l'educatore e il maestro non ci sia tanta differenza. L'educatore è un maestro, un maestro è un educatore, quindi le due cose sono diverse per chi le vuole vedere in maniera diversa, ma la sostanza e il lavoro che si porta avanti è veramente la stessa cosa. L'attore me lo sono portato in classe, perché ogni lezione per me è uno spettacolo in cui recitiamo tutti insieme. E per dirvi ad esempio, con i miei bambini, io, proprio perché odio molte parole che la scuola usa, come impara, studia, che a loro sembrano sempre parole pesanti, io gli dico, quando faccio storia e geografia io con le mie classi, gli dico: leggi e recita quegli argomenti. Quindi uso la parola recita, perché prendo dal teatro. E per loro questa è stata una cosa meravigliosa, e loro mi hanno coniato un termine che io uso sempre, perché io all'inizio, nei primi anni, dicevo: dobbiamo essere dei ricercatori. Fino alla terza dobbiamo cercare le notizie, capire se sono vere, non fidarci di nessuno, portare le prove, e quindi facevamo i ricercatori. Poi alla fine della terza, inizio quarta, bisognava cominciare a imparare le cose per esporle. E quindi gli dico: ora, insieme ai ricercatori, dobbiamo diventare attori. Tutte queste notizie che cerchiamo, dobbiamo essere bravi a recitarle agli altri. E uno di loro, Francesco, mi dice: beh, allora siamo dei ricercatori. Ha messo insieme ricercatori e attori e ha fatto una parola per me geniale, veramente da rodari. E quindi noi ci chiamiamo in classe i ricercatori, perché ricercano e recitano quello che hanno ricercato. Ste, non ti sentiamo. Scusate, sì, avevo tolto il microfono. No, dicevo, in fondo forse sei anche un educatore.
assolutamente. Senti, Torino, intanto davvero grazie. E a proposito di quegli incontri che aprono possibilità e segnano possibili traiettorie, Maria, mi sembra che l'incontro con Tonino sia uno di quegli incontri che magari ci darà la possibilità di esplorare nuove strade e insieme magari anche fare qualcosa. E, ti volevo chiedere se hai voglia di soffermarti ancora un attimo sulla figura di Gaetano Di Vaio, che io conosco un po' così, lo conosco perché ho letto dei suoi libri, ho visto delle sue opere cinematografiche e mi ha appassionato davvero tanto un po' la sua storia, no? È una storia di grande riscatto, di emancipazione, è una persona con una grandissima dignità e che ha messo a disposizione la sua storia anche e soprattutto con una voglia di riscatto, diciamo, sociale, no? Almeno a me arriva tanto la sua parte, diciamo così, sociale e anche politica, mi viene da dire. E, Gaetano Di Vaio oggi è un produttore cinematografico che ha anche prodotto, come dire, delle opere importanti, insomma, no? So, penso Napoli, 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 un film con Abel Ferrara, cioè delle cose veramente molto, molto importanti, molto, molto belle. Oppure gli ultimi lavori con Guido Lombardi, anche opere riconosciute come di grande valore a livello nazionale, internazionale, festival del cinema internazionali. E quindi mi sarebbe piaciuto che tu ci raccontassi che cosa è arrivato a te, diciamo, della storia di Gaetano Di Vaio, perché la consideri come uno di quegli incontri. So che in parte l'hai già raccontato, no? Però mi piacerebbe scendere ancora un pochettino di più, se hai voglia, perché lo consideri come uno di quegli incontri che senti che ti hanno un po' aperto una strada e una possibilità. Guarda, una domanda a cui è veramente difficile rispondere, perché sono veramente tante le cose da raccontare. Sicuramente perché era una persona molto vicina a noi, cioè veniva da dove venivamo noi, da quel di quartiere. Piscinola, se non ricordo male. Sì, no? Piscinola che praticamente è Scampia. Sì, sì, attaccato, cioè, sì. E quindi veniva da quel posto lì, da quella zona lì. Quindi, chiaramente, chi è del quartiere ha immediatamente si riconosce. Lo senti dentro, che è qualcuno di vicino a te. Quindi vedere che una persona del quartiere, tra l'altro con tutta la storia così difficile che lui ha avuto, è riuscita a farcela, e a quel tempo era comunque uno che lavorava nel sociale, ma non è ancora quello che tu oggi dici, un produttore cinematografico di tutto rispetto, con Bronx, che è la sua casa produttrice. Chiaramente per noi era affascinante. Poi era la sua umanità e la sua voglia di stare con noi e di mostrarci le cose senza nessun filtro. Cioè, io con Gaetano non era il corso di scrittura fine a se stesso. Finito il corso di scrittura, dove c'erano anche altri, c'erano anche degli scrittori veri e propri che facevano il corso, poi ognuno andava a casa. Gaetano ci portava a mangiare la pizza con lui. Gaetano ci portava in giro con lui per musei. Siamo andati, io a Certosa di San Martino l'ho vista con Gaetano, mi ha portato allo stadio a vedere l'addio al calcio di Ferrara, dove c'era Maradona, e io che sono dell'86 non l'avevo mai visto Maradona, ho visto la prima volta Maradona perché Gaetano mi ha portato allo stadio con lui, tifosissimo del Napoli. È stato veramente una persona così vicina a noi, e soprattutto con tantissima voglia di comunicarci che c'è possibilità e di non arrendersi davanti a nessuna difficoltà, perché se uno ha una passione è determinato, poi ci si arriva. In quel tempo eravamo un sorto di trittico, noi che ci muovevamo, c'eravamo molto legati, io, Gaetano, e poi c'era un altro ragazzo cresciuto in quel momento, che forse non so se conoscete, ma molti lo conoscono, che era Rosario Esposito La Rossa, scrittore, da oggi scrittore, e con una casa editrice Medi Scampia, e Rosario pure cresceva con noi, girava con la macchina con me e con Gaetano, e ce ne andavamo in giro giovani insieme a questo che ci faceva sentire Nino D'Angelo,
in macchina delle canzoni meravigliose scritte da Nonangelo Abelferrara, che tu citavi, che Adana era già amico di Abelferrara, ad esempio, con cui avrebbe fatto il film Napoli, 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 che tu citavi. Quindi per me era veramente una fonte, e sicuramente quella più vicina a noi. E quindi questa sua vicinanza, perché mentre gli altri, che erano comunque vicini, però già solo sentirli parlare per me era una grande ammirazione, sentir parlare Giovanni Zoppoli, Maurizio Braucci, con dei linguaggi, era molto affascinante, però avevo una remora molto forte di entrare in contatto. Tant'è che sono stati loro a entrare in contatto poi con me. Ma Gaetano era così viscerale che non c'era bisogno di avere nessuna remora per entrare in contatto. E quindi è stato veramente fondamentale. E poi tecnicamente è lui che ci ha aperto la strada. Cioè noi finimmo questo corso a giugno e luglio, agosto io lo tempestavo di telefonate, di Gaetà, io voglio fare qualcosa, io non ho fatto conoscere questo mondo, io non posso stare così senza fare niente. E lui diceva non ti preoccupare, non ti preoccupare, troverò la cosa giusta, finché non ci ha portati al teatro con Marco Martinelli e a conoscere Giovanni Zoppoli, Braucci e tutti quanti. Quindi è per questo è uno a cui sono tanto legato. Senti, Tonino, è una curiosità perché adesso parlando mi è venuta in mente un'altra storia, a mio parere molto bella, che ha sempre un po' a che fare con una storia difficile alle spalle, fatta di nuovo di detenzione carceraria e poi di un incontro con sempre l'arte, il teatro e di nuovo una fuoriuscita, diciamo, da un circuito per entrare in un altro più virtuoso di grande cambiamento, che è la storia di Salvatore Striano, che invece, se non ricordo male, è proprio originario dei quartieri spagnoli dove tu in questo momento stai lavorando, e mi chiedevo se avevi avuto modo di incontrarlo invece in questo momento dove professionalmente operi all'interno dei quartieri. No, anche perché in questo momento Salvatore è a girare un film in Sardegna. Lo so per certo perché un altro dei nostri amici che ha iniziato il percorso di Punta Corsara con noi, due di loro, tre, sono diventati gli attori professionistici e uno di loro sta lavorando lì a questo film, dove c'è anche Servillo, quindi è un cast veramente di tutto rispetto, e sono lì in Sardegna in questo momento. Non ci siamo mai conosciuti, io e lui, io che conosco benissimo la sua storia, il suo essere attore, però no, non ci siamo mai conosciuti. Ok. Senti, invece hai voglia di provare così a far comprendere qual è questo snodo che tu un po' hai raccontato tra il teatro e l'educazione. Tu quando parli di teatro e di educazione è come se ne parlassi come di una cosa che non riesci a slegare, almeno a me arriva questo, no? Quando tu parli, li metti molto insieme. Perché? Prova a farci... Guarda, penso sicuramente per un'esperienza che ho vissuto io sul personale, e poi perché penso veramente le cose viaggino in una commistione, forse veramente di... sono nate insieme, no? Penso alla Grecia, cioè quelle sono nate insieme, la scuola e il teatro nascono in quel momento e avrà un perché, sono nate in quel momento tutte e due, e le trovo così vicine. Se penso alla scuola, in fondo la famosa interrogazione che le maestre o i maestri fanno, quella non è un attore in quel momento, il bambino che sta recitando, più attore di quello, ha imparato il suo copione e sta recitando la sua parte. Poi, che chiaramente per le maestre non è teatro, ma è l'interrogazione, attenzione, tu sei, non sai niente, per me invece è proprio teatro, io gli dico, recita, e loro scelgono chi si alza sulla sedia, chi gira per la classe, chi viene a... vicino alla lavagna, e ognuno è libero di recitare come vuole e a parole sue racconta quello che vive. Quando usciamo per la città, anche prima del Covid, e facciamo le lezioni in giro, quello è teatro. C'è la gente che ci passa, ci guarda, e se io sto dicendo ai miei bambini, vedete, quella là è il punto cardinale, è nord, quello passa e dice, sì maestro, perché è nord? Che ci sta là? Quello è teatro.
quella è la città che entra nella scuola. E forse veramente a questo momento mi lega forte questa parola della quarta parete, che veramente mi sembra che è prettamente una parola teatrale, no? La parete che divide il pubblico dal palco, quella parete che non c'è, e invece per me quanto è importante all'interno della scuola poter abbattere quella quarta parete e aprirsi alla città. Cioè la scuola è veramente possibile farla ed è molto più bella farla in giro. Poi riportiamo anche in classe sicuramente quello che abbiamo appreso, ma se devo studiare gli egiziani, ma sarà più interessante che li studio al museo davanti al reparto degli egiziani? Se devo studiare i punti cardinali, ma sarà più interessante che li faccio in piazza dove ho uno spazio enorme e li guardo veramente sti punti cardinali? Invece chiuderci nelle nostre stanze non so a quanto serve. E il teatro anche questo, a Napoli tempo fa c'erano dei ragazzi che andavano in giro facendo il teatro nei cortili, entravano improvvisamente in un cortile o per una strada in parte e cominciavano lo spettacolo, non era programmato, e lì partecipava la comunità che c'era in quel momento, che era una comunità momentanea, perché è chi si trovava a passare, chi si trovava in casa in quel momento, ma stavi creando un rito con una comunità. E questa cosa secondo me che tiene molto il teatro e la scuola, l'educazione, è proprio il rito. Il teatro è un rito, è continuamente un rito che si tiene tra chi è sul palco, chi è giù, e poi in quell'incontro che avviene tra chi è giù e chi è sopra. E anche l'educatore, il ruolo dell'educatore o del maestro, quando sei con un gruppo di bambini o adolescenti o ragazzi, tu stai facendo un rito insieme a loro. Ed è poi importante, secondo me, dire anche, diamoci, ad esempio, quando iniziamo la giornata o la finiamo, scandiamo con delle ritualità. Un canto, iniziamo con un canto. Un'azione insieme, una passeggiata. Ma la ritualità, anche all'interno di una comunità educante, è fondamentale. E forse questa, pensandoci in questo momento, mi viene proprio a dire questa. La parola rito, ritualità, che lega molto l'educare e il teatro. Sì, è vero, sì, sono d'accordo. Maria, posso fare ancora una domanda? Sì, sì. A Tonino. No, volevo chiederti questo. Tu ci raccontavi che in questo momento stai insegnando per la fondazione dalla parte dei bambini in una scuola dei quartieri spagnoli. Anche la Regione Campania, anche Napoli in questo momento, a causa dell'emergenza sanitaria, si trova nella condizione di massima ristrettezza, insomma, no? La cosiddetta zona rossa. Cosa significa zona rossa ai quartieri spagnoli? Chi conosce i quartieri spagnoli sa che gli spazi sono particolari, le case sono particolari, sono case molto piccole, abitano diverse decine di migliaia nei quartieri spagnoli di Napoli. Io sinceramente, che un pochino conosco il quartiere, faccio veramente fatica ad immaginarmi come sia possibile che la gente possa rimanere nelle case ai quartieri spagnoli. Se poi penso ai bambini, se poi penso al fatto che non possano venire a scuola, comincio a sentirmi veramente mancare il fiato e comincio ad agitarmi, mi vengono un sacco di preoccupazioni. Che cosa sta succedendo, Tonino? Guarda, in realtà io veramente lo allargherei a tutti i bambini, perché le esigenze che sento provengono dai bambini dei quartieri in questo momento sono le stesse esigenze di quelli che mi vengono dal corso Vittorio Emanuele, dove ho l'altra sede, ma dai bambini che incontro a Scampia, e ho la fortuna di incontrare maestri e bambini anche di Modena, di Potenza, di Milano, per vari progetti con cui collaboro. È chiaro che poi il luogo fa anche la differenza, ma in questo momento la situazione per i bambini è veramente drammatica in generale. Cioè il non poter uscire di casa, il non poter vedere gli amici o anche i nonni, non poter andare al parco, li sta mettendo in una condizione devastante. E ne parlavo ieri, in questi giorni mi stanno chiamando parecchi genitori. C'è chi mi racconta, bambini grandi, no? 10 anni,
di bambini che hanno la paura del buio che non avevano più, quindi hanno paura di muoversi di nuovo la sera per andare a letto, per andare in bagno. Bambini che improvvisamente in casa scoppiano a piangere, dicono mamma non lo so che ho voglia di piangere. Bambini che cominciano a mangiare e mie mamme dicono ma che succede? E il bambino ha risposto alla mamma, mamma sto nervoso, mi viene da mangiare. Bambini che stanno avendo crisi di pianto, addirittura qualcuno di nuovo la pipì a letto. Cioè veramente questa è una situazione per loro pesantissima, perché i loro riferimenti, gli adulti, che dovrebbero essere quelli che gli danno sicurezza, beh, sono anche loro nell'incertezza più totale. Qua nessun adulto gli può dare una certezza su quello che sarà. E quindi loro viaggiano in questa situazione veramente assurda ed estrema. Però devo dire che in tutta questa difficoltà hanno poi sempre questa capacità meravigliosa che noi non abbiamo più, purtroppo abbiamo perso, di guardare già a quello che verrà. Sono tristi, in dad mi dicono non ce la faccio più questo schermo, no? Però poi gli basta stuzzicare un attimo su una cosa e cominciano già a immaginare fra 3 mesi, fra 6 mesi, fra 10 mesi, fra un anno, quello che potrà essere, cosa vogliono diventare. E questa è la bellezza veramente che solo loro possono darci. E quello che mi viene a dire veramente è quanto è importante sempre, ma in questo momento ancora di più, per bambini, adolescenti, ragazzi, ascoltarli. Siamo abituati sempre a parlare noi. Vabbè, sono bambini, ma che ce ne importa? Che c'hanno da dire? Ma questi sono i ragazzi, sono tutti incoscienti, sono solo incoscienti. Però nessuno li ha mai ascoltati, questi bambini, questi ragazzi. Siamo solo bravi a giudicare e a parlare noi di loro. Allora qualche volta dovremmo fare noi un passo indietro, sederci e dire ok, ora parlate voi. Parlano i bambini e parlano gli adolescenti. Perché se non ci raccontano loro qual è la difficoltà e il problema, possiamo essere gli intellettuali più bravi del mondo, ma non capiremo mai qual è veramente la difficoltà o il problema di quei bambini, che siano i quartieri spagnoli, al Vomero, a Milano, a Torino, in Senegal, ovunque sia, ognuno ha la loro difficoltà. Facciamocela raccontare, non facciamo i sapientoni. Grazie Tonino, possiamo dire che è veramente un bell'incontro, Stefano, cioè ce lo porteremo, sarà uno di quegli incontri che ci influenzerà, si sente proprio la passione quando racconti la tua storia. Grazie di nuovo, speriamo di poterci rincontrare di nuovo, magari fare delle cose insieme, nel frattempo che parlavi infatti si sono aperti 1000 link. Ci daremo appuntamento, come dicono i bambini, appena possiamo uscire vi prendo un treno e vi raggiungo. Sì, 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 magari noi a Napoli, eh. Ah, certo. Forse meglio. Facciamo uno scambio. Sì. Dai, volentieri, sì.